Siamo venuti questo pomeriggio a Bologna, qua vediamo anche le torri, e abbiamo con noi Erika Capasso. Erika Capasso è la delegata del sindaco Lepore per le politiche del terzo settore, nonché presidente della Fondazione Innovazione Urbana. Poi Erika Capasso ci dirà che cambiamenti ha avuto questa Fondazione dell'Innovazione Urbana da qualche mese, perché Sì. non è che è passato tanto tempo quando è No. stata nostra ospite a Fano e abbiamo presentato il modello dell'amministrazione condivisa del Comune di Bologna. Sì, Partiamo da questa novità, Maurizio. partiamo da questa Buona novità, sì. buonasera a tutte e tutti. Partiamo da questa novità perché sì, questa è una importante novità. La fondazione cambia forma, ha cambiato forma dal 1 gennaio 2024, quindi effettivamente da pochissimo tempo, anzi siamo ancora nella sua, diciamo, nella sua fase riorganizzativa. Dobbiamo ancora ripresentare alla città di Bologna proprio la riorganizzazione della fondazione. Ci siamo fusi con altre due fondazioni importanti della città, quindi dal 1 gennaio 2024 ci chiamiamo per ora, ma anche questo è in corso di, insomma, di ridefinizione, ma siamo la Fondazione Rusconi Ghigi per l'innovazione urbana, perché Fondazione Innovazione Urbana si è fusa con la Fondazione Rusconi, che è una importante fondazione di lascito della nostra città, che si è sempre occupata di spazio pubblico, di cura di spazio pubblico e che è anche proprietaria di diverse, insomma, unità immobiliari su cui comunque appunto sviluppano delle politiche per la città, e la Fondazione Villa Ghigi, che è la nostra storica fondazione cittadina che si occupa della cura del Parco Villa Ghigi, che è un parco meraviglioso collinare della città di Bologna, e che si è sempre occupata dagli anni 80 in cui è stata fondata, si è sempre proprio occupata di educazione ambientale, educazione all'ambiente, di cura, no, della natura. Quindi dal 1 gennaio siamo un'unica fondazione, Fondazione Rusconi Ghigi per l'innovazione urbana, proprio per tenere insieme e per fare appunto della visione, no, anche dell'interdipendenza sia umana, quindi mettendo al centro quello che poi era il cuore di lavoro della Fondazione Innovazione Urbana, quindi la partecipazione, no? E il coinvolgimento delle persone, dei cittadini, delle cittadine, delle comunità nelle politiche cittadine, ma anche l'interdipendenza con la natura, con l'ambiente circostante, quindi con l'ambiente urbano, mettendo a valore anche appunto tutto il portato di Fondazione Villa Ghigi in questo. E quindi stiamo proprio riorganizzando il lavoro della fondazione con questa visione, tenendo insieme lo spazio pubblico, la natura, l'innovazione amministrativa e l'innovazione sociale, e cercando appunto di lavorare al tutto con una visione proprio partecipativa, collaborativa e di interdipendenza. Questa nuova versione è una versione che naturalmente ha degli obiettivi che ampliano quella precedente e dentro questo contesto io vorrei far ricadere il grande lavoro fatto per arrivare ad un'innovazione in campo amministrativo come è stata quella dell'amministrazione condivisa. Siamo rimasti al tempo in cui il processo era arrivato a compimento e quindi avevate firmato il patto. Cosa è successo da quel momento, praticamente circa un anno fa, mi sembra, ad oggi, nell'amministrazione condivisa del Comune di Bologna? Allora, è stato un anno bello intenso. Abbiamo lavorato innanzitutto all'istituzione del comitato di impulso di monitoraggio, quindi di fatto proprio con una delibera comunale abbiamo istituito questo organo che porta la sua funzione nel nome, no? Impulso e monitoraggio. Lo abbiamo istituito con delibera di giunta ed è un organo composto, articolato in maniera molto eterogenea, nel senso che al suo interno c'è la rappresentanza del Forum del Terzo Settore, del Centro Servizi di Volontariato, delle consulte del Comune di Bologna, dell'Università di Bologna, della Città Metropolitana e delle nostre case di quartiere, quindi, e poi ci sono anche la rappresentanza in realtà sorteggiata tra tutte quelle persone, quei singoli cittadini che fanno, insomma,
appunto che esercitano, no, la cittadinanza attiva attraverso i patti di collaborazione e una rappresentanza anche di quelle associazioni che non sono diventate ente del terzo settore, quindi abbiamo voluto estrarre a sorte anche due persone che potessero portare la voce di queste esperienze. Quindi questo è un comitato impulso e monitoraggio che io presiedo in qualità di delegata, ho il mio dirigente di riferimento insieme a me, una rappresentanza della fondazione. Ed è un luogo appunto di confronto, no? Che appunto prova a monitorare effettivamente l'andamento dell'amministrazione condivisa e quanto effettivamente si stia portando a compimento quelli che sono gli impegni del nostro patto, e contestualmente è un luogo dove le persone che ne fanno parte danno un impulso e quindi cercano di spingere effettivamente affinché l'amministrazione condivisa diventi il modello organizzativo strutturale della nostra amministrazione. Quindi ha preso avvio il lavoro di questo comitato e abbiamo iniziato anche a lavorare a delle, in realtà noi abbiamo completato il lavoro delle schede di monitoraggio. Quindi sostanzialmente abbiamo predisposto con questo comitato di impulso e monitoraggio delle schede di monitoraggio che andranno ad affiancare tutti i processi di coprogettazione, di coprogrammazione o di programmazione condivisa e progettazione condivisa, perché noi abbiamo anche questo L'avete distinto, distinguo. certo. Queste schede che appunto nel momento in cui un'associazione, un ente del terzo settore, un gruppo informale partecipa a un percorso dell'amministrazione, con queste schede già proprio inserite, no, proprio nel modello di processo, riusciremo a monitorare costantemente tutti i percorsi, quindi da quelli che attiva la rieducazione, a quelli che attiva il settore cultura, a quelli che attiva sport, a quelli che attiva un quartiere, per cercare proprio effettivamente di coordinare questo lavoro e di capire quanto questi processi stiano andando nella direzione giusta, siano efficaci, che impatto hanno. Quindi abbiamo lavorato a queste schede che adesso inizieranno a essere via via appunto implementate a tutti i processi, come dicevo prima, per fare in modo che proprio diventi un metodo di lavoro strutturale. L'altra cosa, appunto, abbiamo iniziato in questo anno a sperimentare i nostri primi percorsi di programmazione condivisa, perché come Maurizio sai molto meglio di me, di coprogettazione. Insomma, Sì, sentiamo da par parlare da un po' e di pratica ce n'è di coprogrammazione molto molto poco. poco. E invece abbiamo, insomma, iniziato a fare effettivamente programmazione condivisa, quindi l'abbiamo fatta per le politiche educative, quindi l'ha fatta l'assessore Ara, l'assessore all'educazione con il settore corrispondente. La stiamo facendo su degli spazi, quindi programmare la gestione di uno spazio, che non vuol dire partecipare a un percorso per avere l'assegnazione dello spazio, ma vuol dire far emergere quello spazio può essere per la cittadinanza, e stanno usando moltissimo la programmazione condivisa anche i quartieri per il lavoro di comunità. Quindi, insomma, quest'anno abbiamo finalmente iniziato a mettere in pratica anche questo strumento. Insomma, queste sono alcune cose, poi appunto abbiamo iniziato a lavorare, stiamo lavorando, beh, con il capo di gabinetto della città metropolitana, Sergio Lo Giudice, che ha la delega al lavoro, si sta lavorando a tutto il tema del lavoro nel terzo settore, che era comunque uno degli impegni del nostro patto, quindi rimettere al centro la questione anche del lavoro, Che spesso anche il lavoro povero è anche il lavoro. che è spesso lavoro povero, che è spesso lavoro precario e che invece se noi vogliamo che sia un lavoro di qualità e di cura deve essere chiaramente un lavoro dignitoso, no? E quindi anche l'importanza della professionalità del terzo settore nel momento in cui vogliamo che siano nostri alleati alla pari, no? Nell'amministrazione condivisa la visione è quella e quindi poi appunto arrivare dopo questo anno agli stati generali dell'amministrazione condivisa per fare un po' un punto tutti insieme. Siamo arrivati agli Stati Generali il 15 e il 16 marzo a Bologna. Gli Stati Generali hanno aperto, almeno a quanto abbiamo visto, anche a un avviso aperto anche a tutte le altre amministrazioni in Italia, no? Quelle che naturalmente vogliono portare un loro contributo. E l'APSUS, che è questo soggetto che ha probabilmente la primogenitura della storia dell'amministrazione condivisa in Italia, il professor Arena, mette nel suo percorso
la possibilità di mandare brevi filmati, documentazione attestante il lavoro che anche altri comuni stanno facendo in Italia. Sì, allora sarà il 15, dicevi bene, il 15 e il 16 di marzo, quindi tra poco meno di 2 settimane, ci vediamo qui a Bologna. Abbiamo organizzato questa 2 giorni insieme all'Absus, quindi è una 2 giorni organizzata dal Comune di Bologna insieme alla Fondazione appunto Rusconi Ghigi per l'innovazione urbana, insieme all'Absus, perché come dicevi bene l'Absus nel 2014, quando Bologna per prima, no, si dotò di un regolamento per la cura dei beni comuni e diede avvio proprio all'uso dello strumento del patto di collaborazione, che è un po' proprio lo strumento emblema, no, dell'amministrazione condivisa, quello fu un regolamento che il Comune di Bologna scrisse insieme all'Absus, quindi chiaramente l'Absus ha avuto un ruolo molto importante in questo. E appunto insieme abbiamo deciso di approfittare di questi primi stati generali dell'amministrazione condivisa, diciamo 2.0, no? Di questa sua nuova fase anche, per anche un po' celebrare e da un lato festeggiare, dall'altro appunto fare il punto di come sono andati questi primi 10 anni, perché appunto era il 2014, siamo nel 2024, quindi sono i primi 10 anni di pratica, di sperimentazione concreta e reale dell'amministrazione condivisa. Quindi è proprio un momento che ci vogliamo prendere per guardare indietro, guardare ai 10 anni trascorsi, per guardare ai prossimi 10 anni sostanzialmente, e veramente fare un po' il punto della situazione rispetto a come in questi 10 anni sicuramente Bologna, ma appunto tutto altri il comuni, territorio sì, nazionale, quindi ovviamente Fano, Urbino e Pesaro e tutti i comuni d'Italia verranno da Roma, da Napoli, da Verona, da Reggio Emilia, da Padova, insomma stiamo veramente avendo da Torino, visto oggi c'è qualcuno che si è iscritto da Torino, stiamo avendo risposta veramente da tutta Italia, proprio un momento per dirci a livello nazionale come sta andando, cioè come sta andando sui nostri territori, come sta andando nelle città italiane, nelle grandi città metropolitane, come nei piccoli comuni, l'applicazione di questo modello, l'applicazione di questa visione proprio anche, no, di lavoro, e come sta andando l'utilizzo di questi strumenti, e dallo scambio che possiamo anche appunto mettere in campo in quella giornata di lavoro, capire anche come ognuno di noi nel proprio territorio, nel proprio contesto e poi anche collettivamente, no, come rete nazionale, possiamo migliorare e anche insomma guardare davvero a come strategicamente vediamo l'amministrazione condivisa qui in avanti. Una questione che vorrei farti sottolineare, visto che come Bologna voi l'avete impostata fin dall'inizio, l'amministrazione condivisa, con un'ottica che va a coprire diversi settori della pubblica amministrazione e non con un'ottica che va a coprire esclusivamente il settore del welfare, perché nei contesti di molte amministrazioni l'amministrazione condivisa viene declinata solo nel settore del welfare, secondo me con una grossa anche criticità di visione. Ecco, vorrei che tu lo sottolineassi questo, perché l'esperienza che voi avete fatto è un'esperienza che va, come dire, rimessa in un contesto in cui tutta la pubblica amministrazione diventa soggetto dell'amministrazione condivisa. Assolutamente sì, assolutamente sì. L'amministrazione condivisa appunto per noi è veramente un modello organizzativo. Ecco. Cioè significa veramente che è tutta la macchina amministrativa che decide di organizzare il proprio lavoro secondo i metodi e l'impostazione dell'amministrazione condivisa. Significa che ogni assessore, come ogni tecnico, come ogni dirigente, come ogni funzionario dell'amministrazione, nel momento in cui lavora, no, ovviamente a portare avanti delle proposte politiche amministrative per il proprio ambito di competenza, lo fa ragionando secondo i termini dell'amministrazione condivisa e quindi chiedendosi: ci sono dei soggetti che io posso interrogare a partire da a chi beneficerà di queste politiche o su chi ricadranno queste politiche? Che posso coinvolgere per capire effettivamente quali sono i bisogni, qual è l'ambizione, qual è l'aspettativa, quali sono le proposte su questo ambito specifico di competenza? La risposta è sempre sì, e farlo porta sempre comunque a
un'azione migliorativa di quella politica, perché se tu riesci a coinvolgere e ad ascoltare una pluralità, no, anche di prospettive, è evidente che quello che ne esce è comunque un risultato arricchito, che non vuol dire che l'amministrazione, perché molto spesso c'è questo fraintendimento, no, che l'amministrazione condivisa porta a una delegittimazione, no, della funzione pubblica. Questo è assolutamente sbagliato, nel senso che non c'è una delegittimazione o una perdita, no, anche di autonomia della funzione pubblica, perché il pubblico in questo caso non solo resta responsabile e coordinatore dei processi, ma non esce mai di scena da questi processi. Quindi anche a differenza di quelli che sono strumenti come l'appalto, subappalto, le gare competitive, nei processi di amministrazione condivisa il pubblico è sempre presente, è sempre costantemente, no, presente nella definizione e nella determinazione di quelli che sono gli obiettivi di programmazione e poi nei criteri e nelle modalità di progettazione e quindi nel monitoraggio, nella valutazione di impatto dell'esecuzione. Quindi in realtà è semplicemente un decidere che tutto il ciclo del processo si fa insieme, non è un venir meno al proprio ruolo di funzione pubblica, anzi. Quindi diciamo che questa è un po' la nostra visione e chiaramente questa visione si applica a qualsiasi ambito, dalla mobilità, chiaramente con, insomma, le dovute differenze e rispettando anche moltissimo anche le professionalità. Quindi è chiaro che ci sono poi degli spazi che sono quelli molto spesso, no, della progettazione, della coprogettazione di servizi o di determinati ambiti che hanno bisogno di essere anche appunto condivisi e progettati, coprogettati con chi ha delle competenze tecniche specifiche, però c'è tutto un ambito invece appunto di coprogrammazione che è giusto che venga fatta con i cittadini e le cittadine. Vorrei chiudere con un approfondimento, ma soprattutto con un concetto. Le politiche pubbliche o sono partecipate o non sono politiche pubbliche. Da questo concetto deriva che i processi partecipativi non sono un optional per le pubbliche amministrazioni, ma sono di fatto il pilastro dei processi di governance. Questo molte volte viene lasciato in un contesto in cui ci hanno delegato, ci hanno votato, noi dobbiamo portare avanti e quindi amministrare. E questa è l'ottica che viene posta in essere per contestare questo principio. Ma questo principio sta, diciamo, su un processo che tra l'altro anche recentemente l'Unione Europea con una raccomandazione il 12 di dicembre ha posto in essere in maniera molto chiara sulla partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile, e anche qui l'Unione Europea ci viene incontro, perché siamo proprio in un contesto in cui anche parliamo di Europa, ma parliamo sempre molte volte con molte criticità dell'Europa, invece l'Europa è il pilastro della nostra democrazia. Ecco, vorrei tornare su questo, perché su questo vorrei chiudere. È così, non c'è sempre anche qui il fraintendimento della competizione tra la democrazia rappresentativa e la democrazia partecipativa, ma è una prospettiva sbagliata questa. Non sono due forme di democrazia in competizione l'una dall'altra, ma sono due forme di democrazia che si rafforzano e si devono rafforzare anche a vicenda. Quindi assolutamente d'accordo su questo principio, bene che la Commissione Europea, insomma, finalmente esca anche appunto con delle raccomandazioni, con delle posizioni chiare in questa direzione. Abbiamo bisogno di questo a tutti i livelli, e noi infatti non a caso appunto nelle nostre linee di mandato, ed è poi quello a cui abbiamo dato seguito con questo percorso così centrale sull'amministrazione condivisa, avevamo proprio scritto che per decidere meglio dobbiamo decidere insieme. E non abbiamo alternative, è davvero questa l'esigenza. E tra l'altro lavorare appunto attraverso gli strumenti e i modelli dell'amministrazione condivisa ci aiuta moltissimo a rafforzare la democrazia, ci aiuta moltissimo però anche a rendere più efficaci e più efficienti le nostre politiche, perché veramente solo in questo modo poi riusciamo anche in un'ottica redistributiva nella prossimità
raggiungere veramente anche un elevato grado di risolutività. Noi abbiamo bisogno di politiche che siano risolutive, no? Dei problemi delle persone, che possano veramente poi compiersi in un'ottica anche appunto di risolutività di quelle che sono le questioni quotidiane che le nostre cittadine e i nostri cittadini affrontano, ed è lì, nella prossimità, nel coinvolgimento, nel fare insieme, nella comunità, che si trovano questi principi, ricordandoci poi, che mi piace sempre citare, quello che ci ha insegnato Colin Ward riferendosi ai bambini, ma in realtà lo possiamo applicare benissimo anche agli adulti, che nessuna città è governabile se non alleva cittadine e cittadini che la sentano propria. E quindi come fa una persona a sentire la città qualcosa di proprio se non sentendosi coinvolta? Grazie, naturalmente noi saremo il 15 e il 16 qui a Bologna. Molto bene. Per noi, voglio dire, questo appuntamento è importante, come lo è per tante altre realtà del nostro paese, che credono in questo obiettivo, e quindi ringraziamo Erika Capasso e la ritroveremo il 15 e 16. Grazie a te, grazie a voi.